Quell'anno l'estate piccola di San Martino non aveva voluto saperne di schiudersi e sbocciare. Il bosco dormiva, affogato nella nebbia d'autunno che saliva dalla piave. I rumori erano sordi e attutiti. Il furegare nervoso e ritmato di un moscardino in cerca di noci tra le foglie secche, la corsa circospetta e svelta di una volpe. Gian Domenico Mazzoccato, siamo nel Montello, territorio di Volpago, Busa di Amessa. Qui, oltre un secolo fa, ma forse anzi meglio, in un tempo indefinito, si è svolto un episodio efferato che tu hai rievocato nel tuo romanzo Delitto sulla collina proibita. Me ne vuoi parlare? Qui siamo nel cuore del Montello. Quello che la gente non sa è che il Montello ha vissuto una vicenda unica e sconosciuta praticamente a tutti. Nel 1471 il doge Niccolò Tron ha chiuso il Montello ai Montelliani e li ha cacciati via. Qui dovevano nascere i roveri, le querce che dovevano alimentare gli arsenali della Serenissima. I Montelliani hanno potuto ritornare sulla loro collina soltanto nel 1892 grazie alla legge di un giovane deputato che era stato anche sindaco di Montebelluna, Pietro Bertolini, giovane e molto combattivo. Io qui ho raccolto una leggenda che giustifica questo nome Busa de Amessa. Io l'ho raccontata nel mio libro Le colline incantate, ma anche ne ho fatto un po' il centro nel Delitto sulla collina proibita. Un ragazzo si introduce, vuole rubare un fiore per la sua donna e viene preso, sorpreso da un gendarme che naturalmente gli spara perché ha fatto qualcosa di assolutamente proibito. Solo che gli spara, ma lo prende e lo uccide. E da quel fatto, per molti anni a seguire, qui si è detta una messa. Per questo si chiama Busa de Amessa e non si sa se a farla dire è stata la ragazza in memoria del suo giovane fidanzato, i familiari del fidanzato, ma quello che racconta qui la gente è che è stato a pagare quella messa il gendarme che ha ucciso, che per tutta la vita ha avuto il rimorso di questo vero e proprio delitto. Ma poi nel Delitto della collina proibita tu racconti di un altro fatto di cronaca nera. Certo, quello mi serve per immergere il lettore, come dire, nel clima di questo posto. Racconto un infanticidio, un bambino che viene ucciso nel bosco proibito e che poi viene, come dire, indagato nelle sue vicende personali. È morto per un tragico gioco, è morto perché il padrone del fondo lo ha sorpreso. C'è un processo e c'è una soluzione. Il padrone del bosco, additato da tutti come il colpevole, se la cava per un cavillo giuridico. Ma il colpevole era sicuramente lui. Ma tu hai raccontato anche di un furto del secolo, almeno per l'epoca era così visto, cioè del famoso furto a danni della famiglia Brandolini. Ecco, che cosa hai ricostruito? Beh, non è avvenuto proprio qui, è avvenuto a Solighetto. Degli sfigatissimi banditi fu il colpo del secolo, agli inizi proprio del Novecento, andarono a svaligiare la cassaforte dei Brandolin, che avevano ufficio e agenzia, facevano affari come c'era una volta, intermediari, così, e andarono a svaligiare la cassaforte dei fratelli Brandolin e portarono via qualcosa come 200.000 lire di allora. Non era proprio Forte Knox, ma quasi. E seguì anche lì un processo che io ho raccontato nel mio libro in presa assolutamente diretta. Ci furono, se ricordo bene, 5 condanne ai lavori forzati a vita, che era una condanna a morte differita, ma uno riuscì a cavarsela, Bicio Soligo. Di quelle 200.000 lire spartite in qualche modo non si seppe mai nulla e non si seppe neanche mai se erano 200.000 lire davvero, perché tu sai benissimo che in questi casi di processi popolari si celebra un processo nelle aule, un processo tra la gente, e la gente disse che i Brandolini erano d'accordo coi ladri e per coprire un ammanco si fecero
derubare. Non si trovarono mai i soldi e comunque i colpevoli furono quasi tutti identificati, quasi tutti, una quindicina circa, perché fu sventrata la cassaforte dalle parti di Trevignano, vicino ai mulini Sarzetto, e poi fu portata a Treviso e buttata in un posto che deve essere vicino all'attuale Moncia, Moncin, dove c'è acqua che scorre. Solo che fecero le pulizie, le acque si abbassarono, un carabiniere vide la cassaforte affiorare, colse l'indizio di un piccolo ramoscello infisso nella porta e ricostruì tutto e furono presi.